marzo, più o meno di questi tempi, oggi è il 9 di agosto del 2011, mi trovo in vacanza a Santa Maria di Deuca e avevo fatto un piccolo video per me. In quella circostanza ricordavo quel disastro ambientale provocato dalle compagnie multinazionali americane nel Golfo del Messico, quel disastro evitabile, ma che per fini di lucro, come la storia ci insegna, vediamo che si sta autodistruggendo il pianeta, il nostro pianeta. Oggi, appunto, 9 agosto 2001, e quella che vedete alle mie spalle è l'isola di San Nicola, una delle 5 isole delle isole Tremiti. E qualche tempo fa, no, dai nostri media nazionali, dai nostri telegiornali, dalle nostre televisioni pubbliche e private, abbiamo appreso che qualche compagnia vorrebbe mettere le mani, anzi i pozzi per l'estrazione del petrolio in questa zona della costa adriatica, tra le più belle. E per me, singolo cittadino che conta meno di un granello di sabbia, viene quella rabbia che solo il senso dell'impotenza sa trasmettere a chi la percepisce. Quella rabbia, ma quella consapevolezza nell'uso dell'intelligenza di far sì che insieme ai tanti che si oppongono a questo tipo di eventualità possano poi raggiungere l'obiettivo di continuare a salvaguardare questo patrimonio non solo italiano, ma del nostro pianeta. Mi trovo qua a pochi passi dalla casa di vacanza di Lucio Dalla e grazie probabilmente a uno dei suoi interventi ha fatto sì che qualcuno si occupasse del problema per cercare di impedire che raggiungano l'obiettivo. Quindi, a differenza di quello dell'anno scorso, che era un mio intervento così di commento a quanto di brutto stava accadendo sul nostro pianeta, anche se molto distante da noi, oggi questo appello individuale da singolo cittadino, in questo momento turista in uno dei posti più belli del nostro bel paese, stavolta lo dico senza quel tono di ironia che di solito mettiamo quando parliamo di bel paese, e mi auguro che tutti coloro che hanno a cuore il nostro paese possono continuare a difendere da ogni tipo di speculazione.